Buongiorno, siamo rimasti con la definizione del gruppo dei lati e naturalmente ho già anticipato più volte l'obiettivo di questo nuovo strumento. Noi abbiamo un complesso semplicale, abbiamo lo spazio topologico suo spazio, quindi un poliedro, abbiamo il gruppo fondamentale di questo poliedro, d'altra parte abbiamo il gruppo dei lati e vogliamo con il gruppo dei lati calcolare il gruppo fondamentale. Non si restringerà questo trucco ai soli poliedri, naturalmente, ma attraverso triangolazioni tutti gli spazi triangolabili. Per tutti gli spazi triangolabili potremo quindi calcolare l'uno invece dell'altro. Ma cosa vuol dire calcolare uno invece dell'altro? Non è una pura e semplice questione di isomorfismo, anche se quello è il punto centrale. Quello dobbiamo ricordarci che in una categoria ci sono i morfismi. Riprendo un aforisma che vi ho già citato. Non ha senso parlare degli oggetti senza parlare dei morfismi, non ha senso parlare di categorie senza parlare di funtori, e fin qua sarete d'accordo, ma il punto che ci tocca di considerare oggi è che non ha senso parlare di funtori se non si parla di trasformazioni naturali, proprio perché è prototipale quello che facciamo oggi di considerare un gruppo invece di un altro, perché ci interessa l'altro, ma l'uno è più facile da calcolare. Ma se ci pensate, già nella vostra esperienza finora potete trovare altre situazioni in cui vorreste fare una cosa, ne fate un'altra. Perché? Perché sostanzialmente c'è una trasformazione naturale. Quindi vediamo questa definizione, riprendendo ancora il paragrafo delle categorie. Dati due funtori FG dalla categoria A alla categoria B, una trasformazione naturale φ da F a G fra i due funtori, in cosa consiste? Nell'assegnazione ad ogni oggetto della categoria A, chiamiamo A questo oggetto, un morfismo da che cosa? Da F di A a G di A, quindi siamo in B dove siamo arrivati con due funtori diversi. Bene, quindi a un certo oggetto della categoria di partenza si fa corrispondere un morfismo fra le due immagini dello stesso oggetto attraverso i due funtori. Qual è la condizione? Che per ogni coppia di oggetti A A' della categoria di partenza e per ogni morfismo F da A A' sia commutativo questo diagramma in cui abbiamo da F di A a G di A il morfismo di cui si parlava sopra, da F di A' a G di A' la stessa cosa corrispondentemente all'oggetto A' della categoria di partenza, ma se noi abbiamo un morfismo da A ad A' nella categoria di partenza, nella categoria d'arrivo, che cosa avremo? Avremo l'immagine di quel morfismo attraverso il funtore F e l'immagine dello stesso morfismo attraverso il funtore G. Bene, il diagramma che si viene a formare deve essere commutativo perché questa venga appunto considerata trasformazione naturale. Attraverso l'idea di trasformazione naturale viene anche quella di isomorfismo naturale fra due funtori, cioè una trasformazione naturale che ammette una trasformazione naturale inversa, e questo è quello che ci interessa di più. Quindi sostanzialmente quello che richiederemo per un isomorfismo naturale è che il morfismo che viene associato ad ogni oggetto sia un isomorfismo nella categoria B d'arrivo. Poi,
Un'equivalenza fra categoria A e B, ma questo ci interessa meno qui, però già che ci siamo, è una coppia di funtori F da AB e G da B ad A tale che G dopo F sia naturalmente isomorfo all'identità di A e F dopo G sia naturalmente isomorfo all'identità di B. E qua c'è un esempio abbastanza pittoresco. Scusate, dove abbiamo la categoria N dove gli oggetti sono i numeri naturali e i morfismi da un numero naturale M a un numero naturale N sono le matrici con, attenzione, M colonne e N righe e la composizione, il prodotto matriciale e la categoria, abbiamo una equivalenza fra questa categoria e la categoria WK degli spazi vettoriali finitamente generati su un campo K. E qua si capisce, una volta fissata una base ordinata in ogni spazio, noi rappresentiamo ogni morfismo con una matrice e via dicendo. Va bene. Quindi torniamo a noi, ricordo molto rapidamente, cammino di lati, successione finita di vertici, per cui due vertici consecutivi sono o coincidenti o vertici di uno stesso, uno simplesso del complesso, cappio di lati. Cammino di lati che parte e arriva nello stesso posto, prodotto la giusta posizione quando il vertice finale del primo cammino è uguale al vertice iniziale del secondo, ma poi e soprattutto noi ci occuperemo appunto di cappi di lati, inverso di un cammino di lati, la stessa stringa ma rovesciata, importante l'equivalenza di due cammini di lati deve essere il corrispondente dell'omotopia, ma in termini combinatori, ed è questa sostituire la occorrenza di due vertici consecutivi nella stringa, che però sono lo stesso vertice nel complesso, sostituirlo togliendo una delle due occorrenze, o a rovescio, una volta che c'è un vertice, raddoppiarne l'occorrenza. Se abbiamo nella stringa consecutivi tre vertici che generano uno stesso simplesso, sostituire questa stringa con la stringa che salta quello di mezzo. È una relazione equivalenza, il prodotto di cappi di lati su un vertice V0 induce un prodotto sull'insieme delle classi di equivalenza che conferisce struttura di gruppo e questo è chiamato il gruppo dei lati. E qua c'è a me sembra importante questa osservazione, quando siamo nel gruppo dei lati è evidente che qualunque sia la dimensione in cui ci troviamo, da come è definita l'equivalenza stessa, che vi ripeto, VR-1, VR, VR più 1 generano un simplesso, non necessariamente un due simplesso, può essere un andirivieni lungo uno stesso uno simplesso, però è chiaro che più di un due simplesso non coinvolge questa relazione. E quindi anche se ci sono tetraedri, quattro simplessi, eccetera, noi andiamo a guardare quello che succede ai triangoli, ai lati e ai triangoli, quindi dipende solo dal due scheletro. E adesso c'è questa proposizione che ci dice il gruppo dei lati di K è isomorfo al gruppo fondamentale del corpo di K rispetto allo stesso vertice V0, inteso come vertice, qua a sinistra, inteso come un puro e semplice punto dello spazio qua a destra. Vediamo qual è l'idea della dimostrazione. Questo è un teorema che spesso è stato portato da alcuni dei vostri predecessori, è un teorema molto bello, ci sono delle varianti interessanti nella parte di iniettività. Allora, prima di tutto, come si può costruire un'applicazione che va dalle classi di equivalenza di cappi di lati a classi di omotopia di cappi nello spazio, nel corpo di K? Prendi un cappio di lati V0, V1, VK e questo è una successione di vertici.
Ma possiamo far corrispondere in modo, vabbè, ovvio, in modo molto naturale, un'applicazione simpliciale da un'opportuna suddivisione dell'intervallo 0,1, precisamente in k lati di lunghezza 1 fratto k, a k, nel senso che mando il vertice 0 della suddivisione dell'intervallo 0,1 in v0. Poi il vertice un cappesimo dell'intervallo 0,1 suddiviso nel vertice V1 e poi due cappesimi in V2 e così via. Bene, questa è ancora un'applicazione simpliciale. Benissimo. E quindi abbiamo un ulteriore passo che alla classe di questa applicazione simpliciale, che alla classe di equivalenza del cappio di lati associa che cosa? La classe di omotopia del corpo dell'applicazione simpliciale. Quindi i passaggi sono due: da una cosa assolutamente combinatoria, quindi il cappio di lati, o meglio la sua classe di equivalenza, ha un'applicazione simpliciale, ha una funzione continua, o meglio la sua classe di omotopia. Ora, qua io lo dico così, ma è un passo importante di una dimostrazione: l'applicazione teta è ben definita, vale a dire, se io prendo due cappi di lati che sono fra loro equivalenti secondo la definizione data precedentemente, allora abbiamo che i corpi delle applicazioni simpliciali corrispondenti sono omotopi, e si capisce come succede. L'omotopia passa attraverso quello che abbiamo qua. Il fatto che siamo stati per un intervallino fermi in un vertice, e invece nella poligonale successiva non ci fermiamo in quel vertice, si tratta semplicemente di riparametrizzare tutta la funzione continua che corrisponde all'applicazione simpliciale di cui ho appena parlato. E anche se io prendiamo il caso specifico che questi vertici generino effettivamente un triangolo, allora vuol dire che io vado a fare l'omotopia di che cosa? Di quel passaggio, di quella parte del cammino all'interno del uno scheletro di K, che sostituisce, che passa da due lati di un triangolo al terzo lato del triangolo attraverso un'omotopia appunto all'interno di quel triangolo. Quindi io lo dico qua in mezza riga, ma è un punto molto importante. È facile vedere, appunto, è facile, sì, però bisogna vederlo, che i cammini e i corpi delle corrispondenti applicazioni simpliciali sono omotopi relativamente a 0,1. Ora, teta è, di nuovo perdonatemi questo avverbio, banalmente un omomorfismo. Che cosa voglio dire? Voglio dire che si tratta di una pura e semplice verifica, non c'è nessuna particolare idea qua dietro. Importante invece il fatto che la suriettività è conseguenza del teorema di approssimazione simpliciale. In che modo? Nel senso che occorrerà suddividere con suddivisioni baricentriche successive un numero di volte sufficiente, secondo il teorema di esistenza di approssimazioni simpliciali, chi? Il dominio, quindi l'intervallo 0,1, mentre non occorre suddividere il complesso K d'arrivo. Quindi è una prima applicazione del teorema d'approssimazione simpliciale. La parte più brigosa è quella dell'iniettività. E non vi sto a illustrare questo, che è
il percorso di Spanier. Molti trovano più divertente e pittoresco invece il percorso della dimostrazione fatto da Monder. Tutte e due comunque si basano su che cosa? Su un'altra applicazione del teorema di approssimazione simpliciale, dove quella che viene fatta è una suddivisione del quadrato I1 cartesiano I2. I1 perché stiamo considerando cammini, I2 che è l'intervallo di deformazione da un cammino a un altro, e quindi una nuova importante applicazione del teorema di approssimazione simpliciale. Quello che voglio dire è che alla fine cosa possiamo dire? L'applicazione teta è quella ed è ben definita sulle classi di equivalenza. È un omomorfismo, è suriettivo, è iniettivo e quindi abbiamo l'isomorfismo. Ma di più si può dimostrare che l'isomorfismo appena citato è canonico o naturale. E quindi che cosa vuol dire? Vabbè, qua il diagramma è rovesciato rispetto a quello del capitolino sulle categorie. Vabbè, ciò che è là è orizzontale, qua è verticale, viceversa. Ma quello che abbiamo è per ogni complesso puntato KV0 abbiamo l'isomorfismo da gruppo dei lati a gruppo fondamentale del corpo, gruppo dei lati, gruppo fondamentale del corpo, in modo che se io vado a prendere l'omomorfismo di gruppi fra i gruppi di lati di K e di L e l'omomorfismo di gruppi che corrisponde all'applicazione continua corpo di psi fra il gruppo fondamentale del corpo di K e il gruppo fondamentale del corpo di L, bene, questo diagramma è commutativo. Quindi abbiamo quello che si voleva, un isomorfismo naturale fra i due funtori quali? Da una parte il funtore E e dall'altra il funtore composto π1 di corpo. E adesso va bene, uno dice: ma che bello, abbiamo una cosa completamente combinatoria. Benissimo, ma io come faccio a calcolarla? E la proposizione 3.8 ci viene in soccorso proprio per questo, perché ci dà un metodo veramente molto semplice per il calcolo del gruppo dei lati, che quindi sappiamo è isomorfo, naturalmente isomorfo al gruppo fondamentale che ci interessa. Allora, prima di tutto si va a scegliere in modo totalmente arbitrario un albero massimale di K, vale a dire andiamo nell'uno scheletro di K e andiamo a costruire un albero, cioè un sottocomplesso monodimensionale privo di cicli, massimale nel senso che raggiunge tutti i vertici di K. E adesso andiamo a costruire il gruppo mediante una presentazione, e cioè andiamo a prendere come generatori tutti gli uno simplessi orientati a piacere. Quindi scegliamo un primo e un ultimo vertice, un primo e secondo vertice per ogni spigolo, e poi andiamo a mettere delle relazioni. La prima cosa è una roba da Erode, perché andiamo a uccidere subito dei generatori appena costruiti, cioè tutti gli spigoli che appartengono all'albero massimale li uccidiamo subito e mettiamo quindi come relatori i generatori stessi, il che significa, insomma, se vogliamo essere furbi, che non creiamo i generatori come generatori gli spigoli appartenenti all'albero massimale. Poi la relazione importante è questa: se v, v', v' generano un 2 simplesso, stavolta è veramente di un 2 simplesso che parliamo, allora andiamo a creare questa relazione. V, v' per v', v' uguale v, v'. Quindi quello che si ottiene è comunque scegliamo il vertice v0 nel complesso simpliciale K, allora E di KV0 è isomorfo al gruppo che abbiamo appena costruito. E anche questa è un'interessantissima
proposizione da dimostrare. Io ve ne do soltanto un'idea. Vediamo come. Ecco, mi sono già preparato questo complesso. Allora, in nero vedete gli spigoli del complesso semplice. Ci ho messo anche un paio di triangoli, tanto per gradire. E poi che cosa ho fatto? In rosso sono andato a evidenziare un certo albero massimale. Come vedete, non ci sono cicli rossi. Ecco, il rosso io arrivo in tutti i vertici e quindi gli unici generatori vivi sono quelli che ho segnato in blu e che sono quindi gli spigoli dell'uno scheletro del complesso che non appartengono all'albero massimale. Adesso, qual è il trucco per riconoscere che ci sia isomorfismo fra quindi il gruppo generato da questi blu con relazioni relative ai triangoli che abbiamo. Oh, qua ne ho dimenticato uno, scusate. Anche questo è quindi un generatore. E che cosa abbiamo? Il trucco è questo. Dovete sapere che in un albero vale questa condizione. Fissiamo un punto di partenza, per esempio A. Allora io posso far corrispondere a ogni vertice dell'albero in questione un unico cammino. È che senza ripetizioni di vertici arrivi dal vertice scelto a quel vertice. E qua lo possiamo fare. Aspetta, che però non potevo farlo. Vediamo un attimo solo. Così è meglio. E quindi che cosa posso fare? Ad A naturalmente associo il cammino che già sta in A. A B associo il cammino AB, a C associo il cammino ABC, a D associo il cammino ABD, ad H associo il cammino AH, a E associo il cammino A, H, E, a F, associo il cammino A, H, F, a G, associo il cammino A, G, a I, il cammino A, G, I, a L, il cammino A L e così via. Gli altri adesso non mi interessano perché voglio parlarvi di quello che posso andare a vedere se vado a prendere un certo cappio basato in A. Per esempio, andiamo a prendere questo cappio che adesso segno in verde. Quindi vado a prendere il cappio di lati ABDE FGHA, no, ABCDE, l'ho fatto apposta, ABCDE FGHA. Allora, il trucco qual è? Il trucco è di andare a prendere per ogni vertice il cappio che arriva. Che arriva nel primo vertice e poi. Aspetta, allora,
c'è di mezzo questo trucco. Dopo riprendo quel cappio lì, ma il trucco è di andare adesso a prendere, per esempio, prendiamo lo spigolo CD, e che cosa attribuiamo a CD? Ho bisogno di più spazio, andrò avanti e indietro. Dai, lo mettiamo in blu. A CD io associo che cosa? Il cammino che arriva a C, A, B, C, poi vado a D e poi torno indietro dal cammino che arriva in D. Quindi D, B, A. Cosa facciamo con DE? A DE associamo il cammino che arriva in D da A, ABD, poi percorriamo DE e poi percorriamo alla rovescia il cammino che arriva in E, EHA. A F quello che arriva in E, quindi A H E, poi andiamo in F e poi quello che arriva in F a rovescio, F H. Poi che abbiamo FG, quello che arriva in F A H F, poi andiamo in G e poi quello che arriva in G a rovescio e quindi GA. Poi abbiamo GH. E quindi AG, poi andiamo in H e poi torniamo da H direttamente in A. Poi abbiamo HA, che è già il cammino che vogliamo. Sarebbe in realtà che vado da A in H e poi torno in quindi, vabbè, ma sì, appunto dovrei fare la stessa cosa anche per AB. Facciamolo qua, AB. Questa è la parte inutile perché sappiamo che sono già non sono non generatori, insomma. AB, AB, A. Quindi che cosa succede? Andiamo a prendere il nostro scriviamoli in sequenza. Mi servirà, cioè non ci starò, ma insomma. Allora, AB mi dà AB A e poi dopo si torna a fare, visto che faccio, ah, però mi manca BC. Vabbè, uff, perché anche BC è, scusate, ci vuole. BC, com'è? Arrivo fino a B, a B, poi faccio BC e poi faccio CBA. Va bene, questo è realmente roba che si poteva evitare, ma facciamo. Allora, AB, ABA. Poi ho
BC, AB, BC, BA, poi CD, A, B, C, D, B, A, poi DE, A, B, D, E, H, A, poi EF, A, H, E, F, H, A, poi FG, A, H, F, G, A, poi proseguo, F, G, A, e poi G, H, A, G, H, A, e poi A, H, A. E quindi che cosa vediamo? Vediamo che possiamo fare delle semplificazioni, perché qua abbiamo A, e ancora A, allora, no. Allora, prima di tutto ho A, B, A che generano un 1 simplesso, quindi posso eliminare quello di mezzo, ma adesso allora ho due occorrenze consecutive di A e quindi posso eliminarne una. Ho ancora due occorrenze consecutive di A e posso eliminarne una, e poi ho B, B, C e posso eliminare una delle due occorrenze di B, poi ho B, C, B, B, C, B che mi genera un 1 simplesso, quindi posso eliminare il C intermedio, ma mi trovo due occorrenze vicine di B, posso eliminarne una, e poi che cos'ho? Ho due occorrenze vicine di A, posso eliminarne una, ho B, AB che di nuovo mi genera un 1 simplesso, quindi posso eliminare questa occorrenza di A, ma adesso mi trovo B e B vicini, posso eliminare una delle due. Ah, adesso finalmente ho. Posso andare avanti perché questa era la parte tutta fatta nell'albero massimale. Adesso vengono le cose più divertenti perché ho finalmente A, B, C, D e questo mi resta, A, B, C, D. E poi che cos'ho? B, A, A, B. E ho due occorrenze di A, ne cancello una, ma B, A, B è... mi genera un 1 simplesso, quindi posso eliminare l'A intermedio, ma ho due occorrenze vicine di B, perciò posso eliminare una delle due. Ho DBD, DBD che è un 1 simplesso e quindi posso eliminare il B intermedio, ma adesso ho due occorrenze consecutive di D e quindi posso eliminarne una e quindi ho A, B, C, D, E e siamo ad E. Bene, poi che cos'ho? Vado giù, H, A, A, H, due occorrenze consecutive di A, ne cancello una, ma H, A, H genera un 1 simplesso, quindi posso cancellare l'A intermedio, ho due occorrenze consecutive di H, ne cancello una. E, adesso ho
EHE che mi genera un 1 simplesso e quindi posso cancellare l'H intermedio, ma ho due occorrenze consecutive di E, quindi can ne cancello una. Quindi ho A, B, C, D, E, F. Sono arrivato a F. Quindi ho adesso F, H, A, H. Due occorrenze consecutive di A, ne cancello una. HAH genera un 1 simplesso, cancello il vertice intermedio. Ho HH consecutivi, cancello una delle due occorrenze. Quindi ho A, B, C, D, E, F, FHF genera un 1 simplesso, quindi posso cancellare l'H intermedio. FF, due occorrenze dello stesso vertice, ne cancello una. Quindi sono da A, B, C, D, E, F, G, e adesso l'avete capito come funziona. F, G, A, A, ho due occorrenze di A, ne cancello una. G, 1 simplesso, cancello l'A intermedio, G, 2 occorrenze consecutive di G, FG, HAA, 2 occorrenze consecutive di A, HAH, posso cancellare l'A, HH, posso cancellare una delle due occorrenze, e quindi che cosa abbiamo alla fine dei conti? Quello che volevamo. A. A. B. C. D. E. F. G. H. Questo, come piace agli ingegneri, visto su un esempio, ma è la, insomma, materializzazione di quello che, se volete, potete dimostrarmi in generale, che è una buona cosa, ma è tutto basato su questo lemma, questo piccolo teorema su un albero, albero che, ripeto, è un grafo, cioè un complesso monodimensionale connesso e privo di cicli. In un albero, dati due suoi vertici, esiste ed è unico il cammino che va dall'uno all'altro, e questo abbiamo utilizzato. Vedrete che ci sarà qualche cosa di abbastanza simile quando studieremo l'omologia in grado 1, ma per adesso lasciamo da parte. Allora, semplicemente connesso o uno connesso è uno spazio topologico connesso per archi il cui gruppo fondamentale sia banale. Il gruppo banale io lo indicherò sempre con il simbolo 0. Lo spazio formato da un punto è ovviamente semplicemente connesso, non ci sono, cioè, l'unico cammino possibile è il cammino costante, quindi non c'è problema. Attraverso il fatto che il gruppo fondamentale è un invariante per equivalenza omotopica, tutti gli spazi contraibili sono semplicemente connessi. E adesso, ma diciamoci la verità, finché io guardo a un complesso collassabile, la cosa non mi sorprende granché, ma pensare che sia semplicemente connesso il Cappello del Somaro o addirittura la casa a due stanze, insomma, io lo trovo abbastanza sorprendente. Va bene. Come possiamo andare a fare i calcoli? Mediante triangolazioni, e studiando queste proposizioni possiamo calcolare che cosa? Possiamo calcolare il gruppo fondamentale della circonferenza e vedere che è isomorfo a Z, e il gruppo fondamentale di tutte le sfere di dimensione superiore a 1 e vedere che questo è banale. Adesso lo vediamo, ma intanto vediamo che implicazioni ha questo fatto. Un'implicazione importante è che per n maggiore di 1, S1 non è omeomorfo ad Sn. Perché? Proprio perché sappiamo che se abbiamo due spazi omeomorfi, i loro gruppi fondamentali devono essere isomorfi per funzionalità.
Come possiamo avere un interessante corollario di questo? Beh, andiamo a vedere che E2 non è omeomorfo ad En con N maggiore di 2. Perché? Perché possiamo pensarlo, se volete, per assurdo, ma si può adattare in modo che non sia per assurdo. Ma è più comodo dirlo per assurdo. Supponiamo che ci sia un omeomorfismo fra E2 ed En. Vado a prendere l'immagine di 0, 0, che è in E2, in En, e tolgo quell'immagine. Quindi ho E2 meno un punto da una parte e N meno un punto dall'altra. Sì, ma E2 meno un punto ha lo stesso tipo di omotopia di S1 e N meno un punto con N maggiore di 2 dall'altra ha lo stesso tipo di omotopia di Sn. Scusate, di Sn meno 1. N meno un punto, Sn meno 1, e stiamo prendendo n da 3 in poi, quindi S2, S3, eccetera. Ora, siccome il gruppo fondamentale è invariante per tipo d'omotopia, per equivalenza omotopica, non possiamo avere che i gruppi fondamentali siano isomorfi, quindi questi due spazi sono non sono omeomorfi e di conseguenza è falso che avessimo quell'omeomorfismo da E2 ad En, perché avrebbe prodotto un isomorfismo fra che cosa? Fra da E2 meno un punto a En meno l'immagine di quel punto. Quindi già attraverso il gruppo fondamentale possiamo vedere qualche cosa che con la pura e semplice nozione di connesso non potevamo vedere prima. Potevamo vedere che E2 era non omeomorfo a E1, che il piano non è omeomorfo alla retta, sempre togliendo un punto e vedendo che era violata, sarebbe stata violata la invarianza, cioè il fatto che l'essere connesso sia una proprietà topologica, cioè invariante per omeomorfismi, e adesso con lo stesso trucco, ma usando il gruppo fondamentale, possiamo riconoscere E2 non omeomorfo ad E3, E4, E5, eccetera. E dopo, beh, dopo avremo che lo stesso gioco lo si può fare con l'omologia. Ma andiamo a vedere queste triangolazioni con cui possiamo riconoscere, possiamo calcolare il gruppo fondamentale della circonferenza, per esempio. Beh, per la circonferenza, che cosa? Questo è un poliedro che ha come corpo ha un corpo omeomorfo alla circonferenza S1. Vado a prendere un albero massimale. Quindi mi resta soltanto un generatore, orientiamolo così, mettiamo se volete dei nomi A, B e C, e quindi che cosa abbiamo? Non abbiamo triangoli lungo i quali effettuare il secondo tipo di eliminazione di relazioni e quindi abbiamo un generatore, chiamiamolo alfa. E basta, e quindi il gruppo, se questo è K, il gruppo dei lati di K basato in A è isomorfo a un gruppo generato da alfa privo di relatori, e quindi è isomorfo a Z. Adesso vediamo come possiamo fare per tutti gli altri, tutte le altre dimensioni. Beh, lo possiamo visualizzare nel caso di S2, ma il discorso è lo stesso
anche nelle dimensioni superiori. Aspetta, facciamo. Allora, come possiamo fare? Andiamo a prendere l'albero massimale, così, così e così. Così. Supponiamo di fare tutto a partire da questo A, poi abbiamo B, C e D. E quindi che cosa abbiamo? Abbiamo dei generatori, consideriamoli orientati secondo l'alfabeto, da B a C, da C a D, da B a D. Possiamo chiamarli alfa, beta e gamma. Però che cosa abbiamo? Abbiamo seguiamolo per bene, quindi questo qua è adesso il nostro, questo è il nostro K. Vogliamo di nuovo fare il gruppo dei lati di K rispetto ad A, e quindi questo è il gruppo generato. Non fatemi mettere i generatori che sono già rossi, eh? Tutti i rossi sono già 1. Bene. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo che il gruppo è generato da alfa, beta e gamma. Però che cosa abbiamo? Abbiamo dal triangolo ABC, il triangolo ABC mi dice che 1 per alfa è uguale a 1. Ok? E poi il triangolo ACD mi dice che 1 per beta è uguale a 1, e il triangolo ABD mi dice che 1 per gamma è uguale a 1. E quindi che cosa abbiamo? Che in realtà anche questi generatori, che non appartengono all'albero massimale, vengono uccisi da che cosa? Dal fatto che sono un lato, ognuno è un lato di un triangolo che ha due lati appartenenti all'albero massimale. Ora, questo capite bene che c'è anche se sono nel bordo di un quattro simplesso, non solo nel bordo di un tetraedro come in questo caso. Ok? E quindi abbiamo che è banale, questo è il gruppo banale. Ok? Nel caso della sfera S3 triangolata mediante il bordo di un quattro simplesso, avremo quattro spigoli che partono da A, ma avremo sempre, e quindi avremo quattro spigoli che non appartengono, ma avremo sempre che quelli che sono generatori sono comunque in ognuno in un triangolo che ha due lati nell'albero massimale, e quindi lo stesso trucco si applica anche in quel caso. E questo per le sfere. Per quanto riguarda, non l'ho aperto, lo faccio subito. Per quanto riguarda il toro, vediamolo in maniera un po' complicata. Usando
una triangolazione. E lì vedrete quanto è molto più comodo, quanto è più comodo lavorare con una delta triangolazione. Questa è una triangolazione del toro. Le lettere ce lo dicono perché AB qua, AB qua, BC qua, AD, AD, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo identificazione che rispetta il verso del lato superiore con quello inferiore, di quello sinistro con quello destro. Cosa facciamo? Andiamo a prendere un albero massimale. Qua supponiamo di partire da questo vertice, allora tocco, 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 vado in A, attenzione, allora A è già dentro, non, bisogna stare attenti a non fare cicli con A, poi vado A, B, C, benissimo, A, B, C sono già toccati, da B vado a D, allora D è già dentro, da D vado a E, è già dentro, qua tutti i vertici sono stati toccati, se io mi azzardo ad aggiungere anche solo uno spigolo vado a chiudere un ciclo e quindi no, questo è un albero massimale. In realtà andiamo oltre con il trucco, non facciamo solo un albero massimale, ma andiamo a fare un sottocomplesso bidimensionale o nel caso anche più dimensionale collassabile massimale. Quindi vado ad aggiungerci anche questo triangolo, eccetera, questo triangolo contornato da due lati che già fanno parte dell'albero massimale, ci aggiungo un triangolo perché? Ma per una buona ragione. Se io vado a considerare questo come generatore, spero che vediate la manina, se vado a considerare questo come generatore, d'altra parte ho subito una relazione come quella che avevamo visto un momento fa sulle sfere di dimensione superiore, e cioè questo per l'identità mi dà l'identità, quindi anche lui è l'identità. Perciò se ho un triangolo in cui due lati sono già uno, anche il terzo è uno, il che significa andiamo pure a fare un sottocomplesso collassabile massimale, tutto sarà 1. Bene, detto questo, vi lascio in attesa fremente, facciamo un intervallo, sono le 10 e 2, facciamo che riprendiamo alle 10 e 12 e vediamo come condurre il calcolo del gruppo fondamentale del toro alle 10 e 12. Va bene, io chiudo adesso la registrazione, ma se avete delle domande aprirò la prossima registrazione rispondendo alle vostre domande.